5.698 giorni dopo torna il derby tra Teramo e Giulianova, che non andava in scena dal 24 febbraio 2008. Attesa spasmodica tra le due tifoserie, non solo, con la prima sfida al Bonolis che fa registrare numeri da record ed un colpo d'occhio strepitoso. Oltre 5.500 i presenti, con un migliaio e più supporter giallorossi. Per il derby numero 156 Pomante schiera i suoi con l'11 migliore, in difesa confermato sempre Cipolletti per Cangemi. Dall'altra parte invece mister Cerasi fa 4 cambi rispetto al match contro la Vastese: dentro le noci Bertino, Zanon e Cognigni, in panchina Massetti, Mastrilli ed il recuperato Marchionni. Trio offensivo composto da Bittai e Cognigni e Piccioni. Nell'intervallo mister Pomante evidentemente tocca le corde giuste, perché i biancorossi tornano sul campo con il piglio giusto, ed infatti dopo appena un minuto ecco il pari, cross dalla sinistra, capolavoro di Esposito che in girata volante fulmina Boccanera. 1-1, esultano i giocatori di casa con i propri tifosi. Sulle ali dell'entusiasmo il Teramo costruisce ancora l'ottavo, da De Gidio a Dos Santos che conclude debolmente da favorevole posizione, attento il numero uno ospite. Ancora pochi secondi, ci prova anche Ferraioli dalla distanza, Boccanera neutralizza. Da Touré a De Gidio che non ci pensa su e scaglia un tiro all'incrocio di rara bellezza e potenza. 2-2, d'altra marcatura da raccontare ai posteri. A questo punto entrambe le squadre ci Bonolis, 44esimo, è colossale la chance per il Teramo. Bellissima la sponda di Massarotti per l'accorrente Touré, che cestina tutto e spedisce alle stelle. Sarebbe stato il gol del 3-2, quello che ribaltava completamente la situazione. La pressione del Giulianova è alta, ma le ultime chance sono biancorosse, come quella in pieno recupero che capita a Dos Santos. Si immola Scognamiglio che salva tutto. Dopo 6 minuti di recupero, fischio finale, 2-2 con un punto a testa. Il 62esimo segno X nella storia dei derby, una partita bellissima tra due grandi squadre, 4 reti, capolavoro.